e benvenuto su Usa la Testa Podcast. Sono Marco Venturi e dalla passione per la mente ho creato un'attività e una comunità con migliaia di iscritti. Condivido idee, mappe mentali e risorse online per essere ed ottenere di più. E qui voglio raccontarti le mie esperienze. Puntata numero 38 riguardo la dislessia. Hai dubbi che tuo figlio o figlia soffra di dislessia? Un test per capirlo ed un gioco su mappa concettuale per divertirmi insieme. La percentuale di dislessia nei bambini è aumentata e secondo le ricerche dell'Istituto di Ortofonologia di Roma, un bambino su 5 ha difficoltà di apprendimento. Non sono un medico, sono un insegnante con la passione per l'apprendimento, che negli ultimi anni però vede sempre più spesso situazioni difficili da gestire sia da parte dei familiari, sia dalla mancanza di personale specifico nelle scuole, nel rispetto di questi ragazzi. Bambini da aiutare a sentirsi pari agli altri, e questo è il compito di noi genitori, noi insegnanti e noi adulti. I media e internet non aiutano per nulla, anzi, incoraggiano con servizi ed allarmismo tutti quei sistemi di nuove malattie create per puro lucro da case farmaceutiche, che promettono di sedare bambini iperattivi, di curare all'istante patologie che con il tempo si sistemano da sole. Possiamo sistemarli con l'amore, con l'apprezzamento e di rispetto verso chi, e i nostri figli in questo caso, ha bisogno del nostro sostegno ed incoraggiamento. Le cause della dislessia sono ancora ipotetiche e credo ben riassunte da questa grafica che puoi trovare dai link ai piedi di questa puntata. Le teorie organiche sulla dislessia sono deficit fonologico, cattivo funzionamento del cervelletto, deficit auditivo, deficit visivo, compromissione di un gruppo di neuroni del cervello detti magnocellule. Le ipotesi sul cause livello di teorie psicologiche invece sono nascita prematura, abbandono, scarsa autostima, traumi emotivi dovuti a problemi familiari, e questo secondo me è da tenere su seria considerazione. I sintomi sono, traduco letteralmente da Wikipedia, la dislessia, nota anche come disturbo della lettura, è una condizione caratterizzata da problemi con la lettura. Nonostante chi ne soffra abbia un'intelligenza normale, diverse persone ne sono colpite in misura diversa. I problemi possono includere difficoltà nella pronuncia delle parole, nella lettura veloce, nella scrittura a mano, nella pronuncia delle parole durante la lettura ad alta voce e nella comprensione di ciò che si legge. Spesso queste difficoltà vengono notate inizialmente a scuola. In caso di compromissione totale delle capacità di lettura si parla di alessia o, in lingua inglese, alexia. Le difficoltà sono involontarie e le persone con questo disturbo hanno un normale desiderio di apprendimento. Per riconoscerla in te o nei tuoi bambini puoi andare all'AID Italia, di cui trovi il link qui sotto. Oppure fare il test che ho estratto dalla tesi della professoressa Luisa Cataldi. E anche in questo caso ti consiglio di andare al link e di fare il test con calma. Potrai scaricare anche la versione integrale della tesina della dottoressa Cataldi. Se dovessi quindi riconoscere nel tuo bambino atteggiamenti che rivelano difficoltà d'apprendimento, non allarmarti e puoi trovare molte informazioni su dislessia passodopopasso.it. Sulle pagine finali del PDF in dotazione è altamente consigliato di integrare nell'aiuto della dislessia sia in famiglia sia un supporto scolastico sull'uso delle mappe mentali, ovvero ciò che condivido da tempo in modo costante sul blog e che non interessa solamente i bambini, ma tutti noi, soprattutto in questi periodi frenetici. Ho quindi creato una mappa concettuale per darti l'opportunità di usarla sia a scopo didattico in aula, e come risorsa per una madre che lascia esprimere il proprio figlio nel modo che gli piace di più, sotto forma di gioco. La mappa mentale è scaricabile gratuitamente in link a questa puntata.
Il percorso da seguire è molto semplice, puoi lasciarlo o lasciarla fare da solo, su tablet oppure su PC, oppure stampare la mappa concettuale e lasciarlo disegnare, aggiungere nomi di genitori o parenti, di amici e di insegnanti, le preferenze ed altro ancora in totale libertà. Questo gioco, che potete fare insieme, stimola la sua creatività attraverso domande che portano a collegare entrambi gli emisferi, a mettere insieme più cose e concetti, a fornire maggiore consapevolezza ed identità. In poche parole, è un raccoglitore di pensieri, fatti e ricordi che migliorano l'autostima di chi ne ha un gran bisogno. Siamo quello che ricordiamo e questo è il modo che piace alla mente. Presentalo a tuo figlio come un gioco, non come una prova da superare. Dimostriamo quindi noi adulti che siamo con lui o con lei e che non ci sarà dislessia, iperattività o difficoltà che tenga. Loro, i bambini, saranno sempre con noi se gli diamo apprezzamento, sostegno e modo di esprimersi adesso. Quindi scarica il pacchetto in formato zip contenente la mappa in PDF da stampare ed il file in formato NovaMind, che è un software per mappe mentali, per apportare le modifiche, e per ogni eventualità puoi contattarmi alla mail che trovi sul sito. Infine, condividere questo post verso persone che potrebbero apprezzarlo è il migliore regalo che tu puoi fare per ricambiare. Questi contenuti sono totalmente gratuiti. Se li ritieni interessanti, iscriviti al canale e lascia un bel 5 stelle su iTunes oppure su Spotify. E se vorrai condividerli sui tuoi canali, io ti ringrazio già da adesso. Per approfondire, segui il link in dotazione qui sotto oppure vai su www.latomappa.com ed iscriviti ad uno dei miei corsi gratuiti. A presto, ciao!